riunione operativa nell'ambito di raccolta ottimale sulla emergenza rifiuti con tutti i sindaci della Piana di Sibari. Per ragioni di sicurezza, l'incontro si è tenuto presso lo stadio comunale Stefano Rizzo di Corigliano Rossano in ossequio alle prescrizioni anti-Covid. A presiedere l'iniziativa il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, che in qualche misura ha sottolineato la gravità del momento, ha prospettato anche la questione dei costi in materia di conferimento dei rifiuti fuori regione. Noi siamo stati lì sul posto, la riunione tra l'altro ancora in corso di svolgimento con tutti i sindaci della Piana di Sibari, come dicevo, e abbiamo assunto la relazione introduttiva del sindaco Stasi. Penso che la situazione dal punto di vista igienico-sanitario sia già drammatica in tutte le città, che si unisce alla questione dell'emergenza coronavirus. A questo aggiungo un altro problema, che penso non sfugga a nessuno dei sindaci perché ci troviamo quotidianamente a combattere con questa cosa. L'eventuale smaltimento fuori dalla regione Calabria, quanto costerà e chi lo pagherà? Perché già le tariffe approvate ultimamente nell'ultima comunità d'ambito del Lato sono tariffe elevate che dal mio punto di vista, così come l'ho detto anche in comunità d'ambito e ho continuato a dirlo anche pubblicamente, sono già completamente insostenibili dal punto di vista economico per i comuni. A questo dobbiamo aggiungere l'emergenza coronavirus che renderà, a mio avviso, i tributi ancora più difficili da riscuotere dal momento che la gente non avrà i soldi a causa del lockdown per pagare i tributi, un ulteriore aumento di costi io ritengo che sia di fatto una cosa ulteriormente insostenibile per i comuni e che quindi dovrebbe essere assolutamente a carico della regione. Ho anche chiesto, come membro dell'ufficio di presidenza, già più di una volta, la possibilità che la regione possa utilizzare i fondi stanziati dal governo e dati alle regioni per l'emergenza coronavirus per pagare quantomeno i costi della gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento, quantomeno di 6 mesi, in modo da poter sgravare il nostro piano TARI, il nostro piano finanziario della TARI, in modo da poter sgravare i cittadini e di fatto rendere la questione più accessibile. All'ultimo incontro mi è stato detto che allo stato attuale le normative nazionali non consentono, ciao Antonio, non consentono neanche questo tipo di cosa, per cui e ho precisato che eventualmente i costi ulteriori di questi smaltimenti fuori, dal mio punto di vista, poi vi dite il vostro in modo che lo portiamo con maggiore forza, dovrebbero essere a carico della regione e non di certo a carico dei comuni. Ci troviamo quindi di fronte a una situazione di fatto bloccata. Non è ben chiaro se il presidente, insieme all'assessore, insieme al Dipartimento Politiche per l'Ambiente e al Dipartimento di Presidenza abbiano la soluzione in tasca. Fatto sta che io immagino che tutti quanti voi siate alle prese con i problemi quotidiani, peraltro a questi si stanno aggiungendo altre emergenze, per questo ho fatto notare che ci sono qui alcuni lavoratori dell'impianto. Ovviamente l'impianto comincia a mandare in cassa integrazione i lavoratori perché è fermo di fatto da svariati giorni e non ha assolutamente prospettiva di riaprire. Ho ritenuto doveroso in una situazione del genere, dove abbiamo atteso per 10 giorni soluzioni che sono state prospettate ma che poi non sono state realizzate, ho ritenuto doveroso fare una discussione tra noi per intraprendere iniziative forti, compatte come aro, da proporre ovviamente, questo è il mio punto di vista, eventualmente anche al resto del Lato, che penso che non si trovi in condizioni particolarmente diverse dalle nostre, qualora non ci sia la disponibilità del resto del Lato, ma io credo che ci sia perché all'interno dell'ufficio di presidenza di fatto c'è un sentire comune di grande imbarazzo e di grave difficoltà rispetto a questa situazione. Dobbiamo intraprendere azioni forti, azioni condivise, azioni compatte. Per farlo non possiamo non riunirci. È una forzatura, mi spiace avervi chiesto di riunirvi qua in un campo sportivo, è un po' irrituale, non potevamo fare altrimenti perché altrimenti ci saremmo
fatti cadere addosso anche le critiche di coloro che prima chiudono e poi fanno le riunioni al chiuso e senza le misure di sicurezza, penso che la discussione si debba basare sulle azioni da intraprendere a partire da domani per cercare di portare alla regione questo problema. Io ritengo che questo problema non possa non risolverlo solo ed esclusivamente la regione Calabria. Vi dico quello che ho precisato io. Io non sono in disaccordo sul cercare di disinnescare un meccanismo di ricatto che di fatto c'è, lo abbiamo avvertito, ne abbiamo anche parlato nelle nostre riunioni all'interno del ciclo dei rifiuti calabrese, che spesso vede noi sindaci di fatto spettatori passivi di una grande speculazione. Il tentativo di scardinare questo tipo di meccanismo è assolutamente meritorio. Io penso che noi tutti quanti siamo assolutamente disponibili a collaborare in questa direzione, ma sicuramente non lo possiamo fare lasciando i rifiuti sulle nostre strade, peraltro anche alle porte dell'estate. Se questo era l'intento, di sicuro questa strada non è più perseguibile. Si sarebbe potuta fare una forzatura per qualche giorno, due giorni, anche una settimana, adesso ormai è insostenibile e bisogna trovare una soluzione che ci permette di svuotare le strade. Questo penso sia assolutamente imprescindibile, per cui da un lato, per quanto mi riguarda, io ho espresso grande disponibilità a stare a un tavolo, a ragionare insieme su come riformare tutto quanto il sistema, e noi mi sembra che nelle ultime riunioni avevamo già individuato una nostra strada, che è quella di una non indipendenza, che sembra una cosa quasi come dire, un'autonomia della nostra ARO, che nel corso degli anni del resto all'interno della provincia di Cosenza è stato il territorio che ha dato, non a caso abbiamo l'unico impianto pubblico della provincia in questo territorio, non a caso abbiamo alcune discariche che hanno dato e che fino a poche settimane fa ulteriormente al resto della provincia nel nostro territorio. Penso che potrebbe anche essere questo un momento per risollevare la questione di un'autonomia della nostra ARO che ci renda tutti quanti corresponsabili insieme di chiudere un ciclo di rifiuti virtuoso, più virtuoso. E questa è sicuramente una cosa a cui credo che tutti quanti noi sindaci possiamo essere disponibili, ma dall'altro lato la soluzione d'emergenza va trovata ora, non può essere più rimandata, non è più rimandabile questa cosa, perché è assurdo non poter dire neanche ai cittadini: guardate che il problema si sta risolvendo, si risolve fra due giorni. Di fatto noi non abbiamo neanche questa prospettiva in questo momento. L'ultimo incontro che ho avuto col presidente mi ha detto queste soluzioni che si sarebbero dovute praticare in questi giorni. Probabilmente ci saranno stati dei problemi, probabilmente si sta lavorando in questa direzione, però ritengo che noi sindaci una parola, un punto di vista, un'azione da intraprendere dobbiamo assolutamente farla, ed è per questo che vi ho chiesto di venire e vi ringrazio di essere venuti praticamente tutti, credo, tranne Agostino, che mi aveva detto già che non sarebbe potuto venire, per cui cerchiamo di fare una discussione. Vi chiedo di fare una discussione estremamente concreta sulle azioni da intraprendere e sulla posizione da poter prendere fin da domani ai tavoli regionali. Come dicevamo, la riunione è in corso di svolgimento per ulteriori sviluppi circa gli effetti e i risultati raggiunti. Avremo modo di fare un servizio nelle prossime ore per aggiornarvi.